parolassi su questo, se vogliamo guardare il lato positivo di questa buca dell'ultimo momento che ci è stata data da Marchini e da De Vito, perché solo così la possiamo chiamare, il lato positivo è che ci sarà più tempo per il dibattito, quindi non volendo assolutamente sminuire la presenza di nessuno, candidati e non candidati, di cui moltissimi in diversi schieramenti impegnati per l'acqua pubblica, perché appunto è stata una battaglia trasversale, quindi in tutti gli schieramenti c'è probabilmente qualcuno fortemente impegnato. Siamo felici, anzi, della partecipazione anche di candidati, e appunto ci darà spazio per il dibattito. E nella fase di costruzione di questa iniziativa, e nell'impostarla, e appunto abbiamo cercato con tutte le nostre forze di trovare un giorno in cui fossero proprio i candidati sindaco a poter essere presenti, nonostante siamo felici di parlare anche con altri candidati, a maggior ragione se parlano in nome della lista stessa che appoggia il sindaco, però appunto l'abbiamo impostata in questo modo, e quindi nel rispetto di come l'abbiamo impostata, il dibattito appunto si aprirà dopo con l'intervento dei presenti. Tra l'altro appunto questo incontro è trasmesso anche in streaming, quindi insomma magari De Vito e Marchini non possono vedere da casa. Battute a parte, appunto, questa è anche l'occasione per confrontarci con i presenti, magari anche per suscitare domande o dubbi sulla proposta di ripubblicizzazione di Acerato 2 che il coordinamento romano sta, diciamo, portando in giro per la città e sulla quale, sfruttando la campagna elettorale, intende, sta cercando di aprire il confronto anche con i candidati sindaco. E lo diceva Fulvio, ovviamente questa storia affonda le radici da lontano, forse ancora prima della battaglia referendaria, appunto con la battaglia per la legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione del servizio idrico a livello nazionale. E a Roma appunto molti di noi, oltre alla campagna referendaria, hanno condiviso la battaglia dell'estate scorsa contro l'ulteriore tentativo di ulteriore privatizzazione dell'acqua di Roma, di Acea, da parte della giunta Alemanno, una battaglia che è stata vinta, ma appunto fin da allora il coordinamento romano aveva sottolineato che l'obiettivo finale fosse proprio quello della ripubblicizzazione completa, ossia non ci basta che il 51% sia in mano al comune, e quindi il comune di Roma sia il principale azionista di Acea. Quello che intendiamo è che, e l'abbiamo sempre sostenuto anche durante il referendum, che non si tratta di quante percentuali, che pacchetto azionario sia in mano al pubblico, ma la gestione attraverso società per azioni, quindi attraverso un ente di diritto privato, è una gestione che non collima con la gestione di un bene comune come quello dell'acqua. E abbiamo sempre ribadito, lo ripetiamo ancora, che l'unica gestione possibile per un servizio essenziale come l'acqua, ma come ce ne sono anche altri, è quella completamente pubblica, con la partecipazione di cittadini e lavoratori, e svincolata dalle logiche di mercato, svincolata dalle logiche di profitto. Solo in questo modo si può mettere in campo un servizio che davvero ha come obiettivo il benessere dei cittadini e non i dividendi tra azionisti, che sono il naturale obiettivo di una società per azioni, altrimenti non si chiamerebbe società per azioni. La novità qual è? È che finalmente, dopo tanto tempo che provavamo a farlo, il coordinamento romano acqua pubblica, con l'aiuto di due studi di appunto esperti in economia aziendale e in bilanci aziendali, ha un po' messo il naso nei bilanci di Acea, nella gestione di Acea, in particolare degli ultimi 3 anni, per capire in che modo la ripubblicizzazione potesse essere possibile, per capire un po' quali fossero i numeri. E ovviamente questo passaggio che ha fatto il coordinamento romano è un passaggio che è un po' una scusa, ossia volevamo la prova provata che ripubblicizzare fosse possibile, non perché debbano esserci per forza i numeri. Siamo convinti che la motivazione politica è forte ed è più che sufficiente a giustificare un processo di ripubblicizzazione. Il rispetto degli esiti referendari e quindi il rispetto della democrazia è già un motivo più che sufficiente per ripubblicizzare.
quello che volevamo evitare era che qualcuno, magari anche in campagna elettorale o con maggior ragione dopo, ci venisse a dire mi piacerebbe, sarebbe bello, sono d'accordo, però non si può fare, non ci sono i soldi, è impossibile. Noi sappiamo che perlomeno una strada possibile c'è ed è quella che abbiamo individuato noi. Non è detto che sia l'unica possibile, c'è anche il proprio proprietario, ci sono tante altre possibili e c'è magari una via legale per eventuale illegittimità dell'affidamento ad Acea, ce ne sono sicuramente altre possibili. Questa è una possibile che ci permette di dire che almeno una strada possibile c'è. E, per capire un po' che cosa è uscito fuori da questo studio, poi ci sono un po' di volantini un po' più dettagliati in giro che magari si possono prendere per poi insomma, anche chiarire alcuni dubbi più avanti. E, intanto, mettendo il naso nei bilanci di Acea, la cosa un po' particolare che è emersa e che ha stupito gli stessi analisti che, insomma, di bilanci che hanno visti è un po' un meccanismo perverso di gestione degli utili che Acea 2, che fa parte della più grande Acea, insomma sapete che Acea è una multinazionale che gestisce non solo l'acqua ma anche l'energia, una serie di cose, non solo a Roma. Di queste Acea 2 è l'azienda appunto che gestisce il servizio idrico a Roma a Roma provincia. In quanto gestrice del servizio idrico fa una serie di utili a fine anno che in teoria dovrebbero essere appunto utilizzati per finanziare il servizio, per coprire le spese, e in realtà vengono assorbiti completamente da Acea madre, cioè dall'azienda madre, e che quindi li ripresta poi ad Acea 2 come se fosse una banca, ossia Acea funziona esattamente come una banca e li ripresta a tasso di una banca. Questo significa che Acea 2, pur facendo utili, continua a indebitarsi sempre di più nei confronti della madre Acea. Questo ha creato un meccanismo perverso che fa sì che un'azienda potenzialmente sana in realtà vede di anno in anno aumentare in modo vertiginoso il suo debito, e una proiezione che è stata fatta sulla base dell'indebitamento che è aumentato negli ultimi 3 anni, che è raddoppiato appunto negli ultimi anni, parla di una proiezione, cioè se si continuasse con questo tasso di indebitamento si arriverebbe nel 2020 a un indebitamento di quasi 3 miliardi solamente nei confronti di Acea madre. E per avere un po' un'idea dei numeri, adesso attualmente l'indebitamento di Acea 2 nei confronti di Acea madre è di 480 milioni di euro. Questo meccanismo, oltre ovviamente a mettere a rischio il servizio, a mettere a rischio le condizioni dei lavoratori, e ovviamente crea anche una situazione incancrenita in cui di anno in anno la ripubblicizzazione diventa sempre più difficile e la gestione stessa diventa sempre più complicata. E quello che però, tra virgolette, è positivo è che appunto, come abbiamo sempre detto, l'affare dell'acqua è un affare che fa molta gola ai privati perché ci sono introiti sicuri, e effettivamente è vero, questo studio l'ha confermato. E questo perché, appunto, per fare un esempio, l'utile netto del 2011 è stato di 86 milioni di euro, l'utile netto del 2012 di 77 milioni di euro, insomma si parla di cifre che non sono, insomma, non sono piccole. Questo fa sì che in una proiezione che è stata fatta, mettendo in fila quali sono i costi medi degli ultimi 3 anni della gestione del servizio idrico, gli investimenti che bisognerebbe fare e che non sono stati fatti, poi parleremo brevemente anche di questo, e la quantità di fondi necessari per ricomprare le azioni private di Acea, da parte del Comune di Roma o di un consorzio di comuni appunto tra comuni della provincia, e tutte queste cifre, che magari le possiamo anche dire, sono comunque su questi volantini qua se qualcuno vuole vederli. Partendo dal fatto che il flusso di cassa annuo, appunto partendo dagli ultimi 3 anni di bilanci, è di circa 127 milioni di euro, e gli investimenti, la restituzione del debito, quindi anche il risanamento dell'azienda,
e la restituzione di un ipotetico prestito che per ricomprare potrebbe essere chiesto a Cassa Depositi e Prestiti, e anche qui c'è tutto un discorso da aprire, o anche una qualunque banca, comunque basandosi su un tasso di mercato, tutte queste cifre potrebbero essere coperte per riacquistare le azioni in 13 anni con i fondi di gestione, cioè senza che il comune debba metterci dei soldi, ma semplicemente con quegli utili che adesso vengono risucchiati da Acea e divisi tra gli azionisti, o che vengono usati per altri scopi, come per finanziare il comitato per il no al referendum, come è successo durante la campagna referendaria. Se quegli utili fossero reinvestiti per ricomprare le azioni, per risanare il debito e per fare gli investimenti programmati, in 13 anni Aceato 2 sarebbe nuovamente pubblica e in 25 anni avrebbe completamente risanato il suo debito senza aumentare di un centesimo le tariffe. Questo basandosi ovviamente sui costi attuali. Questi sono numeri che non dicono tutto, sono solamente un esempio. E possono cambiare perché ad esempio si potrebbe ad esempio ricontrattare il debito di Aceato 2 nei confronti di Acea Madre, visto questo meccanismo un po' strano che abbiamo visto prima. Perché andiamo a vedere se davvero è legale, se davvero vogliamo ripagarvelo tutto questo debito. E si può ipotizzare che in una forma di gestione diversa i costi per il consiglio di amministrazione siano inferiori e quindi magari, appunto, sono una traccia i numeri, non sono tutto. Quello che ci interessava fare con questo studio era, ribadisco, che nessuno ci dicesse ah, il pubblico non c'ha i soldi da mettere, non possiamo metterci soldi. Non serve metterci soldi e la gestione e il flusso di cassa appunto delle nostre tariffe senza che queste vengano aumentate sono sufficienti per compiere questo passaggio. E, detti i numeri che forse sono un po' la novità e che ci interessava appunto un po' far uscire fuori, vale la pena anche sottolineare perché pensiamo che sia giusto ripubblicizzare anche questo sulla base di dati concreti, e noi abbiamo individuato una serie di buoni motivi per ripubblicizzare Acea che vengono tutti prima di questi numeri che abbiamo citato. E innanzitutto il meccanismo di indebitamento di cui abbiamo parlato prima dimostra in modo palese una cosa, che la gestione privata, appunto sappiamo che Acea è stata privatizzata nel 99, anche all'epoca ci fu un referendum perso per un soffio da chi insomma era contrario alla privatizzazione, e la gestione privata anche nell'ottica di chi è d'accordo con la gestione privata ha fallito, nel senso che anche in un'ottica privatistica e mercatistica un'azienda che nel giro di due decenni raddoppia il proprio debito e che nel 2020 probabilmente avrà quadruplicato, è evidente che anche da un punto di vista semplicemente mercatistico è una gestione fallimentare. Con questo non vogliamo dire che per forza la gestione pubblica è ottimale, quello che è certo è che la gestione pubblica non ha bisogno di distribuire dividendi agli azionisti, semplicemente perché un ente di diritto pubblico come quello che può essere un'azienda speciale ha l'obbligo di pareggiare il bilancio a fine anno e quindi non può distribuire dividendi, quindi già per questo banale motivo si liberano risorse per fare altro e soprattutto l'obiettivo della gestione non è distribuire dividendi. In questi anni, l'abbiamo visto, le tariffe sono aumentate e a questo non è corrisposto un aumento del servizio. Diciamo che se a Roma abbiamo un'acqua, e a Roma intendo proprio dentro il raccordo, perché fuori dal raccordo le cose già cambiano, se abbiamo un'acqua di qualità e abbiamo anche un servizio capillare, è dovuto agli investimenti che furono fatti quando c'era ancora pubblica, quando era ancora un'azienda comunale. Quindi sicuramente anche da questo punto di vista non ha funzionato la gestione privata. Laddove ha funzionato è stato appunto nel distribuire i dividendi. Il dato del 2012, e non è ancora definitivo perché non era ancora stato fatto il bilancio quando abbiamo stampato questi volantini, però erano già stati distribuiti 45 milioni di euro tra gli azionisti e Acea. L'altro motivo assolutamente che fa sì che ripubblicizzare non sia solo giusto ma a questo punto sia urgente e doveroso è proprio questa proiezione dell'indebitamento guardando il tasso attuale di indebitamento.
Questo ci dice, cioè ci parla di un fallimento annunciato dell'azienda e quindi non solo di un problema di servizio idrico, immaginiamoci cosa significa l'azienda che gestisce l'acqua di Roma che fallisce. Si porta dietro sicuramente parte del resto di Acea con questo fallimento, essendo collegate, quindi si parla anche di problemi per i lavoratori, problemi per gli utenti. I lavoratori sono ovviamente un altro bersaglio della gestione privata. Per massimizzare i profitti, quindi far contenti gli azionisti, quello che si fa è tagliare i costi. I costi, l'abbiamo visto, sono stati tagliati negli investimenti. Per fare un esempio, proprio notizia di ieri o l'altro ieri, delle procedure legali a cui Acea Ato 2 è sottoposta per depuratori fuori legge, perché non ha fatto gli investimenti sui depuratori, la questione dell'arsenico, gli investimenti che Acea avrebbe dovuto fare e che non ha fatto per gli arsenificatori. Tutte questa contrazione dei costi si vede anche nei confronti dei lavoratori. E contratti precari che prima non c'erano e che sono stati inseriti, spacchettamento ad altre aziende, lavori che potrebbero essere fatti internamente, dati in appalto, l'abbiamo visto anche ad aziende che guarda caso sono proprio di Caltagirone, una serie appunto di mille rivoli in cui le risorse si perdono e non vanno dove invece dovrebbero andare. E appunto il punto dell'illegittimità, la gestione di Acea Ato 2 è ricca di legittimità, a partire dai depuratori, la questione dell'arsenico che abbiamo già visto, tutto questo ovviamente non viene sanato semplicemente dalla gestione pubblica, ma la gestione pubblica è una condizione non sufficiente ma necessaria affinché si risolvano questi problemi. E in un consiglio di amministrazione i cittadini non potranno mai entrare, seppure dovessero entrare sono comunque intrappolati in un meccanismo di mercato, perché quello fa la società per azioni, e l'abbiamo visto con Alemanno, è difficile entrare anche in consiglio comunale, però sicuramente il consiglio comunale è un'istituzione che perlomeno è più permeabile ai cittadini, se non altro perché c'è una fase di voto, perché il consiglio di amministrazione di Acea non lo vediamo così. E quello che noi vogliamo impostare è però anche una gestione partecipata appunto di cittadini ed utenti, e con i cittadini che possano partecipare alle decisioni principali gestionali dell'azienda, quindi entrare nel merito della gestione insieme ai lavoratori, perché siamo convinti che un controllo dei cittadini sia molto più efficace del controllo di un'autorità tra virgolette indipendente e ancora più efficace del controllo astratto del mercato che abbiamo visto che ben poco controlla. Quindi questa ovviamente è appunto, come dicevo, è la nostra proposta ed è una traccia su cui lavorare. Quello che rimane fermo è l'obiettivo, ovviamente, quindi un'azienda pubblica che gestisca il servizio in modo partecipato. E quello che in questa fase elettorale chiediamo alle forze politiche in campo è appunto ciò che intendono fare. E in parte lo possiamo vedere dai programmi, ci sono programmi che non riportano proprio la parola acqua al loro interno, quindi un referendum diciamo dimenticato e volutamente cancellato, e appunto la campagna elettorale non è ancora finita, chissà, forse ci sarà anche il ballottaggio, diciamo che come durante le elezioni regionali pensiamo che questo sia un tema non secondario sul quale confrontarsi, perché si parla di un servizio essenziale, si parla di democrazia, si parla di un referendum da rispettare. Cose analoghe stanno avvenendo in altre città d'Italia con processi di pubblicizzazione aperti. A Roma sarebbe ovviamente un colpo al cuore della gestione privata, perché si andrebbe a colpire Acea, che ha interessi sulla gestione dell'acqua in tutto il mondo, e quindi appunto pensiamo che questo sia un punto di partenza e perché no anche una sperimentazione su cosa può avvenire anche su altri servizi pubblici locali, oggetto anche questi del referendum del 2011, e altrettanto essenziali dell'acqua. Sì, io dico solo poche parole rispetto all'importanza di questo.
questo momento di incontro e a quale è stata l'importanza di avere qui i candidati sindaco, perché se il referendum del 2011 ha avuto un risultato con l'abrogazione del 23 bis, l'articolo 23 bis del decreto Conchi, è quello di abolire completamente l'obbligo di privatizzazione per entro il 2015. Secondo quel decreto Conchi, entro il 2015 la partecipazione pubblica nelle società di gestione idrica doveva passare, così come degli altri servizi pubblici essenziali, doveva passare al 30%. È eliminato quello, tant'è vero che Alemanno l'anno scorso, quando voleva privatizzare un ulteriore 21% di Acea, tra le motivazioni addotte c'era appunto questo richiamo, perché dobbiamo sapere che l'articolo 23 bis del decreto Ronchi è stato riproposto pari pari nemmeno 60 giorni dopo il referendum dall'ultimo decreto del governo Berlusconi e poi ripreso dal governo Monti. Questo significa appunto, questo già dà un segnale rispetto all'importanza del risultato referendario. Il fatto stesso che a nemmeno 60 giorni ci sia una reazione di questo genere ci restituisce l'importanza di quel referendum. E quindi il risultato principale è questo, che adesso la responsabilità ritorna alla politica, non c'è più nessun obbligo di legge statale, la responsabilità ritorna all'ente comunale, che può scegliere tra le varie modalità di gestione anche quella tramite ente pubblico. Quindi la prima domanda che sarebbe stata ci avrebbe fatto piacere rivolgere ai candidati è proprio la loro volontà di impegnarsi in questo senso, di dire parole chiare rispetto alla necessità di ritornare ad una gestione pubblica. Anche perché, come dimostra quello che diceva Simona nello studio, rispetto allo studio, l'impostazione del privato e bello si è dimostrata essere un'impostazione ideologica. Se abbiamo Acea Ato 2 che dal 1999 ad oggi ha praticamente più che raddoppiato il suo debito, significa che questo modo di gestione privatistica del servizio idrico non è affatto efficiente. Ed è anche vero però che io, almeno finora, non ho sentito nessun candidato dire parole chiare rispetto a questo tema, né rispetto alla volontà di cacciare, nel vero, con un termine forte, il privato e il profitto privato dall'acqua, dalla gestione idrica, né rispetto appunto a che cosa si immagina, a quali sono le modalità che si immaginano per mettere in pratica questo. E la seconda domanda ovviamente avrebbe riguardato il secondo quesito referendario, quello sul profitto. Ovviamente anche quello è ancora più diretto il risultato di quel quesito, perché nel momento in cui noi eliminiamo dalla tariffa idrica la remunerazione del capitale, è ovvio che cade qualsiasi interesse del privato ad investire nel settore idrico. Da codice civile la gestione in SPA implica la distribuzione dei dividendi, dei profitti. Ovviamente senza quello non solo non c'è interesse del privato, ma non c'è nemmeno l'interesse a gestire tramite la forma dell'SPA, quindi implicherebbe il ritorno ad una gestione tramite ente pubblico. Rispetto a questo c'è da sottolineare che il nuovo metodo tariffario, e questo è un ulteriore preso in giro, è un ulteriore attacco alla democrazia, il nuovo metodo tariffario messo in campo dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, attualmente 40 ATO su 80 più o meno hanno presentato il loro metodo tariffario. Da questi metodi deriva un aumento delle tariffe medio del 13%, con punte che arrivano anche al 40-50% di aumento delle tariffe, laddove appunto nemmeno 2 anni fa è stato affermato che il profitto deve essere eliminato dalla tariffa. Ovviamente l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas nient'altro ha fatto che ripresentare il profitto chiamandolo diversamente. Ecco, quindi e anche qui i comuni potrebbero fare tanto, perché hanno il compito e tra le loro prerogative, tra le loro competenze, quello di dare o meno l'approvazione del nuovo metodo tariffario. Ecco, quindi il pronunciarsi della politica rispetto a questi temi sarebbe stata una cosa che qui ci avrebbe fatto piacere e che comunque di cui appunto sentiamo l'esigenza.
Sì, mentre aspettiamo ancora qualche minuto che arrivi Sandro Medici, che l'ho visto passare qui in mezzo a noi, volevo soltanto fare un piccolo, come dire, presentare un attimo quella che è la situazione che c'è in Acea, visto che io ci lavoro da oltre 30 anni, soprattutto rispetto alla questione occupazionale, che è un altro dei problemi di non poco conto, che fino ad oggi non ha attraversato, per fortuna, momenti di crisi, ma che ha visto comunque all'interno del gruppo Acea un atteggiamento nei confronti dei lavoratori ben diverso da quello che c'era quando, fino al 1998, l'Acea era una municipalizzata. Lo smembramento innanzitutto che c'è stato all'epoca, ovvero sia lo spacchettamento in tantissime società, considerate che il gruppo Acea è fatto di 84 società, sparse fra l'Italia, fra l'Europa, il Medio Oriente, il Centro America e quant'altro. E ovviamente le più grandi società stanno qui sul territorio romano e sono quelle che gestiscono, oltre all'acqua, la distribuzione dell'energia elettrica, il lato commerciale dell'energia elettrica e la termovalorizzazione con due impianti nel Lazio. E tutto questo che cosa ha portato? Ha portato innanzitutto a una diversificazione contrattuale, per cui ci sono stati dei lavoratori a cui è stato applicato il contratto dell'acqua, a dei lavoratori a cui è stato applicato il contratto elettrico. Questi contratti hanno subito anche delle modifiche, perché nel frattempo sono subentrati i vari contratti atipici che sono stati inseriti all'interno dei contratti nazionali, per cui in Acea si assume soprattutto con apprendistato, con contratti a tempo determinato, anche con dei contratti a progetto, anche con dei contratti co-co-co, insomma tutta una serie di situazioni che ovviamente rendono anche precario, molto precario, il lavoro e la qualità del lavoro che poi viene anche erogato da questi lavoratori. Non potendo licenziare, perché ripeto non c'è mai stata una dichiarazione effettiva di stato di crisi, sono state applicate delle formule per cercare di diminuire la forza lavoro all'interno di queste società, per cui scivoli, per cui accompagnamenti alla pensione, per cui mobilità, tutta una serie di strumenti che hanno portato dal 1999 ad oggi a una fuoriuscita di oltre 1.300-1.400 lavoratori, a fronte invece di assunzioni che sono molto ma molto al di sotto di questi numeri. Per cui è chiaro che oggi, per cercare di raggiungere determinati profitti, determinati traguardi e per soddisfare quel 49% degli azionisti, non tanto i piccoli, quelli un po' più grandi, qui non è stato detto ma credo che sia scontato, i due grossi colossi che stanno all'interno del 49% dell'azionariato privato sono rappresentati oltre con il 16% da Caltagirone e con il circa, non mi ricordo se l'11 o 12% da Gaz de France, una delle più grandi multinazionali che gestisce la quasi totalità dell'acqua privata in tutto il mondo. Quindi ovviamente la diminuzione del costo del lavoro era obbligatoria perché ovviamente si doveva soddisfare soprattutto il profitto e l'azionariato. Volevo semplicemente dirvi questo, perché così si va a unire questo discorso con quello che diceva Simona sul fatto che, per esempio, è uscito oggi sul Corriere della Sera un articolo che mette la CEA